sono molto contento di ritrovare tante persone a cui voglio bene e che mi hanno fatto crescere. Loro arrivano molto probabilmente favoriti rispetto a noi perché è qualche anno che insomma lottano per qualcosa in più della salvezza, l'hanno dimostrato in Lega Pro, stravincendo il campionato e l'anno scorso conquistando i playoff, ma perdendo l'ultima giornata al terzo posto, quindi il terzo quarto posto, quindi è una squadra assolutamente collaudata con mister molto in gamba che si sta affacciando nel calcio che conta e secondo me ha tutto per diventare uno dei migliori. Poi lo vedrete anche voi sabato, venerdì sera, che è una squadra che nella B può dire la sua. Secondo me è solamente un episodio quello che è capitato perché ho intravisto gli Elias che stavano attaccando tutto il secondo tempo, poi hanno preso gol su una ripartenza. Pure noi cercheremo di rifarci, però ripeto, sarà difficile perché Cittadella è veramente una squadra ostica nel campionato. Il Cittadella, non avendo questa affluenza di pubblico importante come magari altre piazze in Serie B, giocare in trasferta per loro non cambia poi tanto, insomma. Sono tutti ragazzi che hanno voglia di dimostrare e quindi magari giocare in stadi come San Nicola, posso essere, non so, la Rechi, è uno stimolo in più, è uno stimolo in più a far bene, è uno stimolo in più a farsi vedere da più gente, da più media, insomma, è uno stimolo in più per loro. Io cerco di mettermi a disposizione, cerco di fare quello che più mi chiede il mister, poi qualche volta magari mi viene meglio, qualche volta mi viene peggio. Ci hanno reso conti tutti che il mister piace una squadra che giochi. Io in realtà negli anni precedenti non ho mai giocato in squadre che palleggiavano tanto. Sto lavorando tanto su questo aspetto perché forse era la carenza principale che avevo come giocatore. Per un centrocampista è fondamentale toccare tanti palloni e sbagliarne il meno possibili. Cerco di farlo nel miglior modo possibile, e dopodiché il mio compito principale nell'aiutare la squadra è recuperare palloni, dargli equilibrio, dare le pressioni giuste agli avversari, dare la possibilità agli attaccanti di riposare. È la prima volta che mi capita che ci sia un campionato così equilibrato perché fino alla settimana scorsa eravamo in 7 punti e penso che non capitasse da 12 anni, se non sbaglio, vabbè, da un po' di tempo. È ancora indefinito e speriamo di riuscire a capire la nostra posizione nelle prossime settimane, visto che c'è l'infrasettimanale, che è molto importante, visto che dà la possibilità di fare 9 punti in una settimana. Per me siamo una squadra molto attrezzata per la categoria, e poi ovviamente sappiamo bene che in B non vince la squadra più forte sulla carta, ma vince, negli ultimi anni ha sempre vinto le squadre più organizzate. Noi penso che abbiamo un allenatore che ci sta dando e ci ha già dato un'identità molto definita, però c'è ancora da limare qualcosa e non appena ce la faremo a limare questi dettagli, penso che potremo. L'identità c'è, è definita, Sì. Esatto. bisogna limare i dettagli. Per riuscire a essere una delle squadre favorite.